Sei mesi di lavori ed è nuovo di zecca, dentro e fuori. È festa al centro commerciale Coopfy di Fucecchio, che presenta le sue novità. Tanto verde e molti servizi. I centri commerciali sono sempre più una piazza di incontro e non solo un luogo di shopping. Così a Fucecchio tutti gli ambienti sono stati ridisegnati. E abbiamo rivisto tutte le facciate, gli ingressi, le parti perimetrali, la galleria con gli arredi, con tutta la parte diciamo architettonica interna, l'illuminazione. E poi la cosa importante che abbiamo fatto è quella dell'inserimento dei nostri nuovi format, quello sul verde, sull'esterno e sull'interno, il progetto Verde Oasi, e la parte ludica, quindi dei giochi bimbi. Un nome che molti conoscono, Baco Gigi, e l'area giochi per bambini, che a Fucecchio prende posto all'esterno. Cresce anche lo spazio soci, con una bibliocoop che può contare su ampi spazi. Per i soci cambia moltissimo, era atteso questo intervento nel negozio, adesso abbiamo uno spazio molto più grande rispetto a prima dove possiamo svolgere la nostra attività e quindi è un punto di riferimento per la comunità fucecchiese e per i soci di Fucecchio. La Coppa Fucecchio è una grande tradizione, 2 anni fa abbiamo premiato il movimento cooperativo per i 100 anni qui a Fucecchio, quindi effettivamente a distanza di 100 candeline ritrovarci qua e tagliare il nastro per l'ennesima volta è una soddisfazione anche per me, primo cittadino. Il centro Fucecchio aprì i battenti nel 1989. Oggi si conferma un punto di riferimento, 11 negozi e un grande supermercato Coop che con questi ultimi interventi ha cambiato faccia. Abbiamo allargato l'ortofrutta cercando di ampliare i corridoi e far maniera che il cliente faccia così la spesa in maniera migliore. Per fare questo abbiamo unito la gastronomia, abbiamo fatto un'unica isola per cui abbiamo ritrovato qui gli spazi e di conseguenza l'ortofrutta è stata possibile farla più grande. E poi ci sono le conferme, attenzione ai prodotti toscani, alle proposte biologiche e un buon assortimento per quelle senza glutine, perché la spesa oggi è attenta alla filiera corta e alla salute.